Non puoi lasciarci, non devi andare proprio tu. Che dipingevi il cielo sembra un po' più nero. Il buio è nero, il vuoto è una comodità che lentamente la tua mente accetterà. Regalati se vuoi dei problemi, perché un altro te. C'è gente che respira la semplicità, non puoi negarlo, il sole la riscalderà. Sei un passo e dopo l'altro tu camminerai, di lì a volare sarà facile, vedrai. Regalati se vuoi anche tutto il verde che vedrai. Se puoi, tutti quanti noi, se per sorridere è questo che tu vuoi, ma lasciati negli occhi un segno, un'impronta, quel po' d'amore a chi ha bisogno e quel che conta. Regalati se vuoi, regalati se vuoi, noi, regalati ancora un'ora da soffrire, vedrai c'è tempo, tanto tempo per dormire. Il mondo ha fretta, ma ancora un attimo ti aspetta, non esitare, è il tuo momento, puoi volare. Per regalare poi, se veramente vuoi, quel po' di te che ora è noi. Fretta, ma ancora un attimo ti aspetta, non esitare, al tuo momento puoi volare. Per regalare poi, se veramente vuoi, quel po' di te che ora è in noi. Questa è via Muglio, una strada del quartiere a Pio Tuscolano. Qui cominciò tanti anni fa la storia di un gruppo di amici che dal 1966 al 1971 seppero condividere la loro vita con un profondo senso dell'amicizia, del coraggio e dell'avventura. Gli amici erano Antonio Palmieri, Antonio Sellaroli, Dives Manca, Sergio D'Amico e Mario Manca. Qui, grazie a questi amici, nucleo iniziale di un gruppo più vasto che venne a generarsi nel corso di quegli anni, nacque poi quel fenomeno sociale che allora chiamammo e fu chiamato la piazza, sinonimo sia di un luogo, la piazza di Santa Maria Auxiliatrice appunto, sia di un consistente gruppo di giovani, sia di un modo distintivo di vita caratterizzato da voglia di libertà, di indipendenza e di desiderio di cambiamento sociale. In fondo, quelli furono gli anni che precedettero e subito dopo seguirono il 1968, il mitico 68, patrimonio di ideali per un'intera generazione di giovani e motore di un profondo cambiamento della società italiana. Qui in verità c'è da dire che vivemmo sì da bambini con la cultura della banda, del capo, delle botte, gelosi del nostro territorio. Questa era la scuola media Albio di Bullo. Qui sostanzialmente iniziamo ad avere le relazioni più vaste, più grandi con gli altri ragazzi.
nacquero altre amicizie che poi si consolidarono nel tempo. Questo è il marciapiede di via Mulio. E qui è l'angolo con via Evandro. Questo è il palazzone. E sotto il palazzone c'era il cantiere, oggi Greco Auto. Era fatto di palanche intorno a uno sterrato. Era un territorio che ci contendevamo con le bande di via Clelia, via Numitore. Erano sempre botte da orbi.